l'occasione di questa mia personale di pittura. E sono arrivata qui dagli anni 70, da quando mi sono iscritta nel centro artistico, che ero la prima donna iscritta al centro artistico. Ho fatto la segretaria per 20 anni, poi sono stata presidente del centro e diciamo con questi amici ci si trovava a pitturare insieme nelle case, casa da uno, casa dall'altro, c'era diciamo questa passione forte. Io le ho fatte un po' tutte le tecniche. Diciamo che ho fatto il carboncino, la china, l'acquerello, poi mi annoio se non... Io devo proprio cambiare. Mi piace la pittura a olio, mi piace l'acrilico, mi piace il paesaggio, come mi piace anche come in questo caso, che diciamo arrivata alla mia età se non faccio quello che proprio mi piace. E questa volta ho fatto quello che mi piaceva e mi sono divertita a farlo veramente. Stanza, diciamo che il messaggio è un equilibrio di colori sicuramente, pur essendo il colore anche forte, deciso, è comunque nell'insieme equilibrato, quindi dopo c'è la dolcezza, c'è la forza, c'è il mistero se vogliamo. E dopo poi è sempre chi guarda che trova una sua dimensione, un suo modo di leggere quel quadro. Tu vedi che il tuo amico ha fatto, e dici, cavolo, io è un po' che sono ferma, adesso mi do una mossa. E poi è molto bello anche andare a vedere le mostre dei grandi, perché allora respiri e dici, beh dai, forse se mi do una mossa lì, qualcosina, quello lì poteva anche riuscire a farlo, oppure... È uno stimolo, è sempre uno stimolo. Come nella moda, che una volta è corto, una volta è lungo, una volta il quadro è uguale, una volta lo fai a olio, una volta fai il ritratto, una volta fai diciamo una cosa astratta, passi per forza in cose che altri hanno già fatto, però il mio riferimento, diciamo proprio il pittore che adoro, è Van Gogh. Passare proprio dalla pittura che facevo io al ritratto, ho sempre pensato di non farcela. C'erano dei corsi di pittura del maestro Brancaleoni, e allora ero presidente, quindi invitammo uno bravo a fare i corsi, che Brancaleoni per me è bravissimo. E in quell'occasione lì ho detto, beh, provo. Mi sembrava che qualcuno mi guidasse. E quindi il fatto di averlo fatto ed essere riuscita così bene a fare quella cosa mi ha dato una certa soddisfazione.